Namaste, ben trovati. Oggi andremo a fare una lezione sulla respirazione. A grande richiesta, visto che in tanti sentono di non riuscire a respirare bene durante gli allenamenti, farò un piccolo tutorial, diciamo, sulla respirazione, ricordando che non c'è una respirazione standard corretta per tutto. Ovviamente dipende dalla quantità di sforzo che stiamo facendo. Non sempre bisogna respirare solo dal naso, magari se stiamo correndo, facendo attività fisica intensa, possiamo espirare attraverso la bocca, così come in vari pranayama. Quindi diciamo che una regola proprio globale non c'è, però ricorda come funziona la nostra respirazione. Capendo questo possiamo anche capire come respirare. Il diaframma è il muscolo principale dell'inspirazione, che è il muscolo che entra in azione anche in maniera autonoma. Mentre se noi vogliamo allungare la respirazione, dobbiamo agire attraverso il trasverso dell'addome, che è il principale muscolo dell'espirazione, per allungare maggiormente gli atti respiratori. Come si fa? In pratica questo muscolo funziona premendo l'ombelico verso l'interno per fare durare più a lungo la fase espiratoria. Quando tu hai vuotato di più i tuoi polmoni, successivamente il diaframma si attiverà nella successiva inspirazione e durerà più a lungo anche l'atto inspiratorio. In questo modo c'è un maggior scambio di energia e quindi l'ossigeno circola meglio e gli atti respiratori si allungano. Come si fa a fare questo esercizio? Te lo faccio vedere in piedi e poi andremo a sedere a fare proprio l'applicazione pratica di una semplice respirazione yoga che si può chiamare anti-ansia, poi ti spiegherò il perché. Quando noi quindi espiriamo, premiamo in dentro l'ombelico, cioè spingo l'ombelico verso l'interno durante l'espirazione. Quando ho finito l'espirazione, l'aria rientra, il diaframma quindi preme contro le costole o verso l'esterno e verso la parete addominale, verso il basso, quindi in fuori e in basso, quindi l'addome si gonfia leggermente. Quando espiro torna a sgonfiarsi, cioè a spingere all'interno. Quando l'aria entra si ritorna a gonfiare un po'. Ovviamente più rallenti il respiro e più potrai sentire questo movimento. Quando stiamo facendo il movimento possiamo anche espirare dalla bocca se ci è più comodo, oppure, come ho fatto vedere prima, espirare dalle narici in leggero ujjayi, quindi chiudendo parzialmente il muscolo della gola, come a far rientrare un po' di più il mento e far durare l'espiro ancora più a lungo anche grazie all'ujjayi, quindi oltre la contrazione dell'addome anche quello della glottide. E ora andremo a terra, magari con un cuscino, con uno zafu che ti sostiene il coccige, e andiamo a fare l'applicazione di questa respirazione semplice, soltanto quindi espirando, attivando il trasverso dell'addome e lasciando entrare l'aria spontaneamente. Però metteremo anche una breve pausa a polmoni vuoti e, se vogliamo, pian pianino anche la pausa a polmoni pieni. La pausa a polmoni vuoti nello yoga simboleggia il tenere fuori da noi ciò che vogliamo espellere. Come simbologia, l'espirazione è il buttare fuori, quindi le pesantezze, le tossine, le tensioni, i pensieri, no? Immagina quando espiri di buttare fuori. Quando trattieni a polmoni vuoti, le lasci fuori da te. Se hai una giornata un po' agitata o magari ti senti che sta arrivando un po' di ansia, un po' di agitazione, possibilmente quando la senti arrivare, cioè nella fase pre-ansia, perché dopo è un po' tardi e più difficile riuscirci, quando ti sta arrivando questa ansia, questa sensazione di inquietudine, mettiti qui e fai questi respiri. Espira,
possibilmente dal naso Ujjayi, ma se vuoi anche dalla bocca, premi dentro l'ombelico, espira, espira fino in fondo, trattieni a vuoto e poi lascia entrare l'aria. E puoi trattenere un istante anche a pieno. Espira, puoi mettere le mani nel mudra della conoscenza con i pollici e l'indice a contatto, ingina la mudra. O anche comode come vuoi. E fai ancora qualche volta questo respiro, fuori tutta l'aria il più possibile. Trattieni a vuoto. Lascia entrare l'aria e trattieni a pieno. Non ti preoccupare di quanto riesci a allungare il tuo respiro. Segui il tuo sentire, cerca di allungare soprattutto la fase espiratoria e un pochettino anche la ritenzione a vuoto, ma anche poco poco. Stai semplicemente nelle tue sensazioni. E ora, se vuoi, nella fase di ritenzione a polmoni vuoti, fai un mula bandha, quindi tira all'interno il pavimento pelvico, stai un istante in sospensione, rilassa il pavimento pelvico e dopo lascia entrare l'aria. Dopodiché lascia che il tuo respiro ritorni regolare, quindi lascia solo entrare e uscire l'aria senza più le fasi della ritenzione. Lascia che l'addome rientri. In genere quando l'addome preme all'interno il bacino si muove un po', ma non dobbiamo farlo proprio appositamente per muovere il bacino. Concentriamoci proprio sull'addome, sul movimento del respiro e sul trasverso dell'addome. Senti com'è cambiato il tuo respiro dopo questa breve pratica di pranayama, di respiro quadrato, di yogico completo, e soprattutto senti anche il tuo stato mentale. Man mano che ti alleni a entrare in ascolto del tuo respiro e ad allungarlo, sentirai anche la tua mente più leggera e anche molto meno quello stato di ansia. Per andare poi a soffiare dalla bocca, per uscire dal tuo pranayama, inspirare dal naso e per due volte soffiare dalla bocca. Per andarti a riaprire all'esterno, a stiracchiare un pochino, a sentirti proprio allungare, allungare bene. E poi a riportare nella tua posizione comoda per te, quindi ovviamente questo esercizio lo puoi fare anche a sedere su una sedia. L'importante è mantenere la schiena eretta, allungata, ma non irrigidita, quindi un po' staccata dallo schienale, oppure anche come abbiamo fatto prima in piedi, ma se lo fai per un tempo sufficiente, diciamo come abbiamo fatto adesso, meglio stare in una posizione più comoda piuttosto che in piedi. E comunque il movimento dell'addome è sempre quello. Ricordati di prenderti ogni tanto qualche breve spazio per te, anche soltanto per l'ascolto del tuo respiro. In questo modo lascerai andare molte pesantezze e molte sensazioni di ansia
e ritornerai a stare più tranquillo. Ricorda che l'allenamento all'ascolto va fatto in modo costante e più ti allenerai costantemente ogni giorno a fare qualche piccola pausa, anche una soltanto pausa al giorno di ascolto del tuo respiro, e più sarai preparato quando sarà il momento contingente a mettere in pratica questa protezione dagli stati ansiosi. Bene, buona prosecuzione, ti consiglio di continuare a seguire il tuo sentire, magari segui qualche mio video di attività fisica adesso un po' più attivante, e buona prosecuzione di giornata. Namaste.